Ben trovati una nuova puntata è la stanza del sindaco ed è con piacere che vado a presentarvi l'ospite che ci farà compagnia nella prossima mezz'ora. Do il benvenuto ad Andrea Gentili, il sindaco di Monte San Giusto. Ben ritrovato. Grazie. Allora, buongiorno. eletto nel 2014, eh, come sono passati questi tre anni e mezzo, soprattutto come giudica questa esperienza da primo cittadino, visto anche che lei rappresentava in quel momento una novità. Sono passati velocemente, quindi a volte dico anche troppo velocemente, a volte dico magari uno si chiede chi te l'ha fatto fare, però questi per fortuna sono poche volte che mi faccio questa domanda perché sono contento della, della scelta che ho fatto tre anni fa e sono contento e ringrazio i San Giustesi per questa, per questa opportunità perché credo fortemente nonostante le difficoltà che servire il paese dove uno è nato, dove risiede sia una cosa bella, meritevole e che vale la pena e che molto spesso non si riesce mai a far passare il segnale, comunicare che impegnarsi per il proprio paese è una cosa bella e un'esperienza che io invito che tutti dovrebbero, dovrebbero fare e provare perché ne vale veramente la pena, al di là di quello che si dice o che si legge nei giornali o nelle televisioni. Ci sono però, immagino come in ogni occasione o esperienza, dei momenti difficili. A volte sentiamo dei sindaci che si sentono un po' abbandonati, forse dalle istituzioni di livello superiore, un po' troppo criticati o troppo soli. Questa solitudine. È vero. È vero perché il ruolo del sindaco, al di là della, della casacca, è il, ruolo, è il capolinea di tutti i problemi. Perché oggi il cittadino ha come riferimento, come istituzione, all'istituzione più vicina, l'istituzione del sindaco, non è quella della, della regione o, del, o parliamo di enti più in alto. Quindi è normale che ogni tanto esce anche detto: dice, ma forse ne vale la pena oppure è stata la scelta giusta di dedicarsi alla, al servizio del paese o invece uno poteva fare altro. Io credo che non, non posso dire il contrario, che ci sono stati momenti difficili, momenti che uno si sente solo perché sente la pressione eh, continua, è giusto che sia così dei Cittadini eh, della comunità, eh, poi se uno il paese lo vive H24, non c'è un momento, il sindaco si è sempre quindi si è sindaco di tutti, poi no? Anche questa di quelli è una cosa che non che ti hanno votato, niente. che non sono andati a votare, che forse bisogna convincere assolutamente. Soprattutto su io, questo ho fatto proprio una scelta nel senso mm. che bisogna superare. Io sono per superare la diffidenza, e per superare magari anche i presunti chiamiamoli muri o pregiudiziali che ci possono stare, pregiudizi, eh, quindi bisogna parlare con il sindaco e il sindaco di tutti, bisogna parlare con tutti e bisogna parlare, io di questa mi sono impegnato in questi anni, in questi mesi, a parlare con chi è più lontano da me, per far capire, ma non perché per avere secondi di fini, per far capire che noi comunque ci siamo e ci siamo per tutti, non ci siamo solo per quella parte che Mari ci ha sostenuto eh, nelle elezioni del 2014. Questo è l'impegno e spero che, che venga percepito, non dico che deve essere, portare Mari i frutti i futuri, però che venga percepito perché noi, il, la mia squadra ne ha fatto proprio una caratteristica. Eh, a lei questo sta particolarmente a cuore, no? dare un senso alla parola partecipazione. Eh, questo, lei non si è mai sottratto al confronto o anche a quello più aspro che può essere sui social, dove eh, resta anche l'anonimato di, sì. eh, di chi scrive mentre invece eh, a lei tutti la conoscono, ma anche insomma lei è un sindaco che gira, che va nelle case. Come sta andando questa esperienza e perché ha scelto questa modalità? Allora io. Credo fortemente nel fatto che un sindaco non si può sottrarre da, soprattutto dai problemi. È vero che oggi, come tutte le cose, se uno sbaglia eh, viene criticato, se uno fa la cosa fatta bene è scontato e questo ci sta, e è, è giusto che anche così. Però mi piace quando io dico che l'ho detto, questa frase la dico spesso, che nel, eh, di fronte a un problema di fronte a una problematica anche importante molto spesso uno dice sto chiuso nella mia stanza mi giro da parte e il problema magari, aspetto magari che altri lo affrontano io credo invece per il ruolo che ho per la piccola o tanta responsabilità che abbiamo di guidare un paese io eh, ho fatto del mio, del mio impegno metterci le mani le gambe la testa metterci la tutto la faccia perché è questo, perché la gente si aspetta delle risposte e quindi uno è giusto, io fino al 2019... Voglio dare il massimo di impegno e energia a servizio della comunità di Monte San Giusto. Quindi a volte uno riesce a risolvere i problemi, a volte non, ci, non si riesce perché magari non si riesce, perché magari non ci sono risorse, perché non è, non è un problema che riusciamo a risolvere da soli, ma farsi carico del problema. Io vedo che il cittadino apprezza, al di là se lo risolve o non lo risolve, però apprezza il contatto diretto col cittadino, perché molto spesso l'amministratore che non dovrebbe essere così ma è visto come quello lontano. lontano. E allora ho messo in azione tutta una serie di iniziative per superare questo handicap che c'è, quindi in passato ho fatto aggiungere un posto a tavola uh -huh. e quest'estate ho avuto l'iniziativa di, di, di mettere insieme alle iniziative di quartieri che facciamo, che fanno più o meno tutti, di andare nelle case nel senso. Ma ah, lei avvisa prima? No, non avviso, faccio magari una via, una zona, un quartiere una volta alla settimana, due volte alla settimana, mi presento, suono il campanello. Eh, chi è? Sono il sindaco. Ma 5-10 minuti per, eh, per, per informare anche delle cose, ma la cosa bella è eh, e quella per me è anche una, è una spinta, un'adrenalina un per andare avanti. Perché c'è bisogno di molta energia per ricoprire il ruolo di sindaco. Questo è quello che io penso e credo da sempre. E stare in mezzo alla gente, stare in mezzo ai cittadini solo quando. Eh, non solo nelle circostanze che magari nella famosa campagna elettorale mm -hmm. dove tutti suonano e lasciano il santino mm -hmm. e fanno promesse magari anche non realizzabili, io credo che dal primo giorno che si è sindaco fino all'ultimo giorno io lo voglio fare a contatto con i cittadini, quindi ho deciso di mettere in essere tutte le iniziative possibili che mi fanno entrare a contatto con i cittadini. Questo sicuramente costa fatica fisica ma anche mentale, no? perché è uno sforzo eh, che per esempio lei in questo ruolo sta facendo. Una mia curiosità, cosa le chiedono? Eh, di sistemare la strada sotto casa o approfittano di questo momento magari per... Eh, Uh, volare un po' più alto no? e, e apprezzano poi posso dire tutto quasi tutto <ride> allora i primi 30 secondi se devo dire la verità c'è una sorta di imbarazzo da parte della, della famiglia perché eh, non c'è ma cosa la, non la, ci credono? Non ci credono. Adesso il sindaco cosa mi chiede per star qui? Non, allora io dico subito che domani non si vota, si vota nel 2019, non, vende niente. non vendo niente. No. E quindi già questo eh, superiamo la, i primi 30 secondi. Poi dopo parliamo di tutto, ma riparlo di, di questa scelta che abbiamo fatto di passare nel, nel, di avere questo contatto con i cittadini e poi magari anche questioni, informazioni sulla, sullo spazio verde, sui progetti che abbiamo. E da portare avanti come amministrazione, un aggiornamento, ma si vede soprattutto l'attenzione di avere la possibilità di parlare 5 minuti, 10 minuti con l'amministratore, con il sindaco, ecco, con ecco, il sindaco. Sì. invece di fare l'anticamera, prendere appuntamenti. Lei, lei proseguirà con questo... Sì, lo porta -porta? voglio portare avanti almeno fino a novembre dicembre, dobbiamo tener conto perché non sempre si riesce a farlo certo. perché poi ci sono gli impegni. C'è qualcuno sono... che ne... no, non finora, ha voluto parlare no, con no, lei? No. 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 Cioè, non è che ne ho fatte tantissime, però finora non, non, non ho avuto... Non è mai capitato. Avuto... E magari lei torna a casa anche con qualche cosa oh, che non sapeva, no? Certo, no, ma soprattutto non è che stiamo lì per ascoltare solo le cose che vanno bene fa piacere a sentire si dire ogni tanto che è apprezzato il lavoro mm. che facciamo, ma siamo lì nella fase di ascolto perché io credo che un buon amministratore debba avere tanti occhi e tante orecchie per, per ascoltare e per correggere il tiro sulle cose da fare per, per la comunità. Eh, fare il sindaco in questo momento, proprio in questi anni, non è semplice, tanto più in una regione come la nostra che... Eh, nel 2016 ha vissuto questo grande dramma che è il terremoto. Venivamo già da una crisi economica piuttosto pesante, la politica con la sua disaffezione insomma, non, eh, non sta vivendo un buon momento eh, anche nei comuni: no? il patto di stabilità e quindi eh, le mancate risorse. Insomma, oggi per fare il sindaco e per resistere, bisogna essere bravi, coraggiosi diciamo che non è che bisogna bisogna avere secondo me due cose eh, tanta energia eh, non è un lavoro come altri per me non è un lavoro però non è, uno lo può considerare come un lavoro come altre professioni che ci sono ma oltre all'energia bisogna avere tanta passione e amore per il paese questi sono, secondo me sono tre ingredienti fondamentali per, eh, anche per la competenza per... Sindaco. Anche la competenza nel senso che siete in un, in un ambito molto complesso no? sì, dove le leggi cambiano continuamente. Uno, sindaco non si nasce, ci si diventa con, con il voto dei cittadini. Bisogna avere anche la possibilità di scegliere una squadra affidabile, mm -hmm. eh, disponibile, competente. Quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche, ma secondo me. L'energia, la passione e l'amore per il paese sono tre ingredienti che non si può fare, non si non si può può fare, fare a meno perché sono veramente vitali, perché altrimenti, ripeto, per, la, per il contatto che c'è, lo, lo stress che c'è nel ruolo del sindaco, c'è bisogno secondo me di, una, di buone spalle. A proposito di energia da, da avere dopo il terremoto, eh, insomma, la situazione si è ancora di più aggravata e quindi, per esempio, a Monte San Giusto, che tipo di danni ci sono stati? Di problematiche, le urgenze e ad oggi questa città Noi come abbiamo... sta reagendo? Noi abbiamo avuto delle lesioni al alla sede municipale, a Palazzo Buonafede, uh -huh. abbiamo evacuato la casa di riposo. e Approfitto anche per, eh, di, questa, di questa opportunità per dire che abbiamo ottenuto il finanziamento da parte della regione Marche per la sistemazione dell'attuale dell casa di riposo più di 2 milioni di euro abbiamo avuto l'ok ok, la comunicazione quindi tutto l'iter attraverso l'ufficio di presidenza e attraverso diciamo, la corte dei conti e adesso come abbiamo deciso ci pensiamo noi per quanto riguarda l'affidamento la, la, per la progettazione, ah. quindi siamo in corso per fare le, le procedure di, di gara per si affidare che la progettazione. i tempi, insomma, siano Sì, cerchiamo, è, se, è sempre difficile, quando uno parla di terremoto, mettere vicino il terremoto e la risoluzione del problema. Io credo, come viviamo in Italia, e oggi ci lamentiamo di, tante, di tanta burocrazia, ma mm. questo purtroppo... Bisogna che ce lo diciamo, siamo anche noi italiani, perché a volte noi ci comportiamo secondo le regole e secondo la legge e quindi a volte siamo un po' eh, la burocrazia ci, ci rallenta un po' a certe cose. È vero che bisogna, non è che sto a dire qui viva la burocrazia, bisogna snellire le pratiche, però abbiamo dimostrato in passato che certe, su, certe, su certi eventi sismici, non nelle marche, ma in Italia non abbiamo proprio dato lezioni di trasparenza e di buona certo. amministrazione. quindi... Oggi abbiamo fronte delle regole che magari sono difficili, che rallentano, però io credo che a un anno dal sisma io sono tra, quelli, tra i sindaci che tutto si può fare meglio, sì. ma credo che non bisogna sempre lamentarsi le cose che non funzionano. Credo che tutti, gli amministratori anche la stampa, deve fare un ruolo importante quando le cose funzionano bene, bisogna dirlo come quando funzionano male. Come anche si se... fa a raccontare una storia, per esempio quando ehm, avvengono i casi come quelli di Peppina, no? che oramai è, è diventata un po' il simbolo di questa ricostruzione. Cioè, ci aiuti no? anche, anche a noi, perché è facile cadere nelle strumentalizzazioni, è facile eh, dire tutto il contrario di tutto. Sì, io adesso la vicenda non la conosco, quindi entrare dentro... Non è, non è facile nello specifico, non voglio andare nello specifico, però credo che se ci sono delle regole, ci sono dei vincoli paesaggistici bisogna un attimo che ne teniamo mm. conto. Allora, io credo che a volte un ruolo della stampa, un ruolo mediatico, a prendere la notizia fa più notizia dire che un'anziana è stata messa fuori che rispetto a vedere se se lì ci sono veramente i requisiti per averci quella, 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 quella casa al di là della proprietà non proprietà perché altrimenti se noi non facciamo questa attenzione io ripeto non conosco la vicenda de, nello Però specifico in generale eh, rischiamo veramente a volte di non leggere eh, la notizia o quello che sta accadendo no? cioè, qui parliamo di una serie di problematiche che lì probabilmente si sono tutte messe eh, insieme e, e poi però parliamo di persone sì. parliamo di anziani di sfollati, di terremotati di gente che ha dovuto lasciare tutto per, per esempio fa notizia eh, questa della, la vicenda della, della signora di Fiastra non fa notizia invece dovrebbe fare notizia i contributi che la regione Marche dà alle famiglie che sono fuori il, mm. il contributo di autonoma sistemazione, sistemazione. è un contributo molto importante, non è un contributo eh, di un'entità. Fa notizia quando magari va no, a qualcuno no, che non se lo merita. Ecco, o... Allora io credo che se noi vogliamo costruire una società diversa, attenta, soprattutto mm. in questa fase che c'è il terremoto, capisco il ruolo della stampa, ma capisco pure che la stampa eh, deve, fare anche, deve dare anche le informazioni, quelle informazioni che, di una cosa che funziona. Non possiamo pensare sempre di dare la notizia delle cose che non funzionano. Va bene, mettere in luce le cose che non funzionano e portare... Si poteva avere più umanità in questo caso? Cioè una persona di 95 anni che subisce eh, questa serie di provvedimenti. Ma... Oppure eh, no, io la no, legge è no, uguale per tutti. Io non entro nel, nello specifico, però non conosco la, la vicenda... Non... Però non credo. Eh, è stata molto strumentalizzata. Cioè io l'altro giorno. C'entra mi... anche la politica. Assolutamente, c'entra anche la politica, però è stata molto strumentalizzata. E quando nella televisione prende uh, forma una notizia è difficile tornare indietro e a smentire quella notizia. Quindi, secondo me, a volte prima di dare tante notizie bisogna vedere. Eh... Noi continueremo a seguire quella vicenda e eh, a provare a raccontarla per quello che è, per come è. Eh, a Monte San Giusto avete avuto delle persone che sono andate via dalle loro case sì. e lei come ha gestito questo momento? È una fase, è una fase delicata, però mh, siamo stati anche fortunati perché siamo riusciti a trovare strutture ricettive hotel vicino e quindi il disagio non è stato, è sempre un disagio, ma non è stato magari un disagio come magari i cittadini dell'entroterra che si sono dovuti trasferire della quindi, montagna, della montagna, molto anziani sono magari. nella montagna, trasferire magari nella costa, quindi il disagio è diverso. Mm -hmm. È pur vero che io sottolineo che il terremoto che c'è stato a Pieve Torina, a Visso, a Camerino è ben diverso dal... Bene distingo Sì, va, va fatta questa distinzione, altrimenti non, non... Da altre fasce, insomma, che hanno certo, avuto... Eh, noi abbiamo avuto la casa di poso, ripeto, abbiamo 45 ospiti che sono nella struttura del Santo Stefano, però è una cosa ben diversa da una ricostruzione, è una ricostruzione anche un po' più leggera rispetto mm -hmm. a una ricostruzione che, che bisogna fare su una zona che è la zona dell'entroterra. Ecco. Le ripercussioni indirette di questo terremoto, glielo chiedo all'indomani della, della festa, dell'evento più importante che si tiene a Monte San Giusto, no? che è la città del, del sorriso e che è Clown and Clown Festival. Sì. Ehm, perché quello è un momento in cui sì, ci sono tanti San Giustesi, tanta gente del circondario, ma arrivano turisti, si accendono i riflettori, arrivano personaggi importanti. Come è stato vissuto nell'anno dopo il terremoto? No, diciamo, ormai sono 13 anni e sono tanti e noi abbiamo, è andato tutto bene, diciamo, non abbiamo avuto ripercussioni negative legate al fatto del terremoto. Quest'anno c'è stata la novità del, del discorso le, per quanto riguarda le misure di sicurezza, uh -huh. abbiamo fatto una nuova organizzazione, anche questo approfitto per ringraziare tutti eh, gli organizzatori, la cittadinanza che ha partecipato, eh, ma era una cosa dovuta. Era una cosa necessaria e al di là delle critiche di qualcuno in qualche bar, io credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ovviamente come la cosa ha funzionato non fa notizia. Se era successo qualcosa diceva che non funzionava la sicurezza e che il sindaco non, si è preso, non ha organizzato bene l'evento. Eh, abbiamo fatto un buon servizio insieme alla questura, ai carabinieri, al 118 Tra l'altro sono delle normative che da adesso in poi bisogna farci conto è giusto che sia così perché al di là della... quando uno si organizza un evento importante con, con un grande afflusso, o, di afflusso di persone. è giusto che ci siano tutti Parliamo si di migliaia di persone, sistemi, per tutti, esempio, tutti in il questo caso, di, vede sindaco, sì, che bella Tutti i sistemi immagine. di sicurezza quindi, colorata e allegra. No? sì Ormai diciamo che questo ho detto che il, il Crown Festival ormai non è un patrimonio solo di Monte San Giusto, ma è un patrimonio di tutti i marchigiani, perché ormai dopo Quindi 13 lei è anni. Lei a condividerla anche Sì, condividerla esperienza. nel senso non significa che. cioè no, è vostra. Ecco, ecco. Non, significa che, non significa che la vogliamo trasferire in un altro comune, la vogliamo tenere a Monte San Giusto, dobbiamo essere anche un po' gelosi e salvaguardare nel naso rosso no? sì, eh. insieme al vice sindaco <ride> dobbiamo salvaguardare questa eccellenza e dobbiamo e essere un po' gelosi io l'ho detto anche nel discorso di apertura perché dobbiamo voler bene tutti al Crown Festival che è un patrimonio di tutti eh, oggi parliamo di 13 anni quindi un grazie a tutti, eh, tutte le persone che hanno lavorato certo, in questi 13 anni. anni e dobbiamo essere fieri e orgogliosi e, non, e dobbiamo pensare che sia veramente un patrimonio di tutti e non guardare sempre all'erba del vicino che è sempre più verde tra l'altro lei in quei giorni o proprio nel giorno conclusivo non è neanche il sindaco no? di Monte San Giusto nel senso diciamo, che è Giacchetti il sindaco eh, quest'anno l'ho detto che ormai Enzo Giacchetti è il, il sindaco della città del sorriso perché per questa vicinanza, per questa attenzione che ha per il nostro paese, merita questa, questa carica di, di sindaco. Poi noi ci dimentichiamo di dire che c'è una grande apertura al sociale, che c'è sempre un'attenzione anche alle persone più deboli, più fragili, no? e, è, è un altro elemento importante, oltre che eh, regalare ai bambini, eh, lo dico perché quando posso eh, partecipo anch'io, eh, regalare ai bambini dei momenti incredibili. Sì, perché tra l'altro ogni anno eh, il festival affronta temi importanti, uh -huh. l'anno scorso la resilienza, quest'anno la diversità, quindi sono tutti temi che magari nel quotidiano non si ha tempo, a volte coraggio di affrontare uh -huh. e in quella settimana toccare questi temi importanti che toccano tutta la società è un segnale importante che va oltre il clown festival, quindi di questo siamo, da sindaco sono... Fiero e orgoglioso che ogni anno riusciamo a raccogliere tantissime persone e a dare uno spazio e un riconoscimento a tutte le associazioni dei ground certo. dottori che, secondo me, quella settimana. Hanno un po' di attenzione che magari in più. No, in più che non hanno nelle altre 51 settimane e anche se arrivano sempre più persone, mi sembra aver capito che comunque resta a Monte San Giusto perché è di Monte San Giusto. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì, la città ha il sorriso. insomma. Ehm, abbiamo parlato tanto di partecipazione di sociale, eh, tanti anche i momenti e gli eventi in cui lei mh, organizza, insomma, la città prova ad aprirsi a tematiche. Eh, importanti, significative, quest'anno c'è stato anche ehm, questo momento che vi ha visto parlare di legalità di, eh, di mafia, di sì. anniversari che, che non vanno dimenticati perché sono la nostra storia: sì, stragi diciamo, di mafia. Questo è un sogno che avevo nel cassetto quando mi sono candidato a sindaco perché credevo che Monte San Giusto era una cosa anomala che non aveva un'attenzione. Per, eh, qui parliamo di Falcone e Borsellino sì. un'attenzione per questi due Sono 25 anni, 25 anni di quindi noi nel 2015 abbiamo intitolato la scuola primaria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e poi quest'anno siamo riusciti a organizzare questo evento di far passare a Monte San Giusto di fare tappa della, della teca della Quarto Savona 15 la Quarto Savona 15 è la macchina della scorta di Giovanni Falcone io avevo preso contatti con la signora Tina Montinaro l'anno scorso, nel 2016, e mi aveva fatto questa promessa di, che riuscivo a portarla a Monte San Giusto. Quindi dopo qualche mese mi aveva chiamato confermandomi che invece di fare una tappa spot a Monte San Giusto, perché la quarta Samona 15 era, era ferma nella scuola di polizia di Peschiera del Garda, mi ha comunicato che avrebbe inserito la tappa di Monte San Giusto nelle nove tappe di città per, che era prevista per il rientro da Peschiera del Garda a, a Palermo in occasione del 25 anno della strada dei Capaci quindi sono stato felice di questa notizia e abbiamo dato una giusta attenzione per, eh, alla quarta sauna 15 perché molto spesso anche ricordiamo Paolo Borsellino e Giovanni certo, Falcone noi ricordiamo certo. chi invece magari sacrifica la vita come servitori dello Stato, come sono gli agenti di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza. Quindi è un'attenzione e rientra nel percorso che vogliamo fare come amministrazione, perché abbiamo, in due giorni abbiamo dato un'attenzione alla cittadinanza e un al coinvolgimento della scuola, perché crediamo che su temi importanti eh, un'amministrazione come la nostra, che di un paese piccolo, debba dire la propria e deve far conoscere ai ragazzi chi era Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e credo che abbiamo fatto una cosa giusta, meritevole e soprattutto abbiamo posto anche l'attenzione su un tema importante e concludo della partecipazione, se noi pensiamo ai ragazzi, è venuta fuori una testimonianza anche importante di Tino Montinaro mm -hmm. che persone che sapevano che a quello che andavano in incontro, perché Vito Schifani e Antonio Montinaro sapevano del, dei rischi ma hanno deciso di servire e di garantire la protezione a Giovanni Falcone credo che questo esempio di servizio di attenzione allo Stato oggi c'è una necessità più che mai e allora io... I ragazzi come l'hanno presa? Perché sembrano messaggi difficili De no, no, da far passare devo dire che quella mattina ci sono, sì. sono state due ore intense silenziose dove c'era un'attenzione un e una concentrazione molto alta e sono stato veramente contento dell'attenzione dell dei ragazzi, perché io credo molto spesso che noi riteniamo diamoci a volte un giudizio dei ragazzi un, un po' troppo frettoloso. Che non e generalizzati. generalizzato, a... eh, e... che sono tutti uguali, che non, che non, non ascoltano. Che non... Invece io credo che noi abbiamo un ruolo importante. Quando dico noi, dico noi adulti, noi amministratori. Certo. Io credo che se noi ai giovani li stimoliamo, li coinvolgiamo. Sono, diamo occasioni no, di confronto e soprattutto riusciamo a coinvolgerli. Se noi non coinvolgiamo nella società eh, i ragazzi mh, credo che non facciamo un buon servizio. Quindi anche come, come amministrazione adesso in questi 24 mesi non ci sono più scarsi. Vogliamo, abbiamo in cantiere delle iniziative che non voglio dire oggi, ma iniziative importanti che vanno proprio mirate. Ai giovani perché crediamo eh, che i giovani vanno stimolati e vanno coinvolti nel processo amministrativo di un paese e soprattutto portarli a conoscenza delle, delle, possibilità e de, delle possibilità del paese e renderli partecipi. Non devono subire le scelte. Io credo che un ragazzo oggi deve essere un soggetto Attimo. attivo. E deve... Sono cittadini del mondo questi ragazzi, no? però a sì. volte non, non conoscono neanche il proprio paese dove sono nati, cosa succede, chi è il sindaco e quindi... Questa eh, la, è una colpa nel senso un po' la società che va veloce, certo, e è, però magari, un da, da fare, insomma, è un lavoro da fare. È un lavoro che noi, questa è una sfida no? che vogliamo fare, coinvolgerli, e sono, sono stimolato di fare questa cosa. Anche per, racconto anche questo episodio, eh, una, un mese fa circa ho ricevuto... Una, una lettera di ringraziamento da parte di alcuni ragazzi che perché gli abbiamo garantito una, costruito una pensilina per la fermata dell'autus. Mm. È, è banale, <ride> è una cosa banale, non serviva a niente, è una cosa banale che l'amministrazione in tanti anni non, non, siamo, non siamo riusciti a farla. Quindi io mi prendo responsabilità in questi tre anni di non essere riuscito prima a farla, quindi metto anche la parte negativa. Ma la cosa positiva è che l'abbiamo fatta. La cosa positiva è che, che uno qualcuno, la mattina va in ufficio, a volte la giornata è anche un po' storta e ci sono dei problemi. Ricevere da parte una mamma. Che qualcuno ringrazia. qualcuno ringrazia, devo dire che ogni tanto fa, e, fa piacere. E si accorge magari. Fa, sì. Quindi ci saranno altre occasioni, cittadini. Un altro ehm, non dico pallino, però un elemento sul quale lei ha lavorato molto in questi anni è stato anche quello della sicurezza, della percezione della sicurezza. E di creare le condizioni migliori nel suo paese per una serenità diffusa, forse serenità è un termine antico, però per, una, eh, per un viver bene, insomma. Sì, noi ci proviamo, il tema della sicurezza è un tema importante, ma come tanti problemi importanti, vanno affrontati bene e soprattutto non vanno affrontati parlando alla pancia. Con serietà. Ecco perché se diciamo, non parla la pancia non riusciamo mai ad andare alla radice del problema e questo è quello che cerchiamo di fare sapendo che è un problema che va avanti, che ci sarà, quindi bisogna farci conto tutti i giorni. Eh, siamo in conclusione, sempre pensando a Monte San Giusto, mi dice le cose che le piacerebbe proprio vedere realizzate nel, nel suo eh, fine mandato, ce n'è ancora, eh, però Sì. Ce ne abbiamo diverse, qualcuna le voglio anticipare perché ehm, riusciamo sicuramente a realizzarla, al cose, alcune cose invece sono, eh, rimangono nel cassetto mm. perché non, oggi attualmente non abbiamo le risorse per farle, ma mh, per l'anno 2018 noi quest'anno per esempio per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo dato una, una buona attenzione insieme al sociale, a, a, agli asfalti, quindi alla manutenzione, ai marciapiedi. Per esempio nel 2018 pensiamo di iniziare e completare un, questa un, una cosa che abbiamo parlato, ma sarebbe veramente un, un, un regalo che ci piacerebbe fare se giustessi un marciapiede intorno alla circonvallazione del paese, intorno alle mura, in modo che i cittadini, soprattutto d'estate, possano passeggiare sicuri. È una cosa che non c'è, forse oh. siamo l'unico paese che nel centro storico oh. all'esterno delle mura non ha, non ha un marciapiede, insieme a una serie di opere che vanno lo stesso a migliorare la sicurezza e la... Quindi le luci. Insomma, fatto, più... Adesso si inizia a toccare con mano l'investimento che fa, abbiamo fatto alla pubblica illuminazione, illuminazione. con Guzzini, quindi l'azienda del territorio, le opere che iniziano a partire, il bello è che rispetto a un anno fa, un anno e mezzo fa, dove sembravano magari spot elettorali promesse, oggi è qualcosa realtà, è realtà. È una città un campagna. Riqual, vogliamo riqualificare il centro storico? Abbiamo fatto adesso, abbiamo presentato proprio in occasione del Clown Festival un'app turistica, mm. se noi pensiamo alla strada che abbiamo fatto sì. per quanto riguarda il turismo, dal sito Visite Monte San Giusto, la brochure, abbiamo realizzato adesso un'app turistica, se lei viene a Monte San Giusto, la invito subito a scaricare questa app, si trova in piazza davanti a un monumento e gli arriva una, un suono dove le racconta so cosa c'è dentro... Il Palazzo Bonafede, la Chiesa Santa Maria. Quindi è un'attenzione una, una, un che abbiamo chiese. voluto fare. Questa è stata fatta grazie a un lavoro di sinergia di tutta la squadra. E non abbiamo fatto un investimento, è stata solo una volontà. La destardaggine anche del, di tutto il team Visite Monte San Giusto, <ride> del Sindaco, ma non solo. Questa è stata un'opera che ha portato avanti Lorenzo Polimanti, uh -huh. che è il consigliere che ha la delega. Alla, alla comunicazione al viper marketing insieme al, vi, al vice sindaco Mauro Spinelli che li voglio ringraziare e quindi una città anche che si apre alle nuove tecnologie alle sì, nuove ma, possibilità sì. e abbiamo sempre parlato di monte san Giusto ed è giusto perché lei è il primo cittadino però lei è anche eh, uno di quei sindaci che appunto ci mettono la faccia che è in politica ehm, Insomma, sono sempre molto attivi. Eh, si è parlato per un periodo del partito dei sindaci: no? eh, di questa volontà di alcuni primi cittadini del, del centro-sinistra, del Partito Democratico, che ehm, potevano rappresentare una novità. Eh, tra qualche settimana c'è il congresso provinciale, parliamo del PD. Nel finale. Um, due battute, che momento sta vivendo il PD? Questa è una uh, macro domanda, però, diciamo le, chiedo, domanda però sei... le chiedo <ride> proprio uh, per spot e um, il Partito Democratico in provincia di Maciata si presenta con due candidati. Non era possibile arrivare ad uno? O meglio così, parto dalla seconda e poi sì. arrivo alla prima. <ride> eh, io mi sono impegnato fin da subito per cercare un candidato unitario questo perché ritenevo, ritengo che in questa fase della, che stiamo vivendo come territorio come provincia tutto possiamo fare tutto dobbiamo comunicare tranne la, la divisione, la divisione. Il congresso non è che è una guerra, è un confronto democratico tra posizioni. Dico pure che il Partito Democratico è anche l'unico partito che discute, che parla, a volte si, si divide pure, ma alla fine riusciamo a fare una sintesi, cosa che non c'è su altri movimenti o partiti, non ce ne sono. Detto questo, io mi sono spinto per una candidatura unitaria. Questa cosa non è stata eh, portata avanti, qualcuno, qualche sindaco ha fatto il nome di qualche sindaco... Il te ha fatto il nome di Giancarlo Ricottini, secondo me era una candidatura importante. L'ex sindaco di Acqua Carolina. Questa cosa non è stata, stata ricevuta. In lei c'erano molti sindaci. PD, del territorio. Sì, ma al di là del documento credo che la candidatura ricottina era una candidatura proprio che era, uno, unitaria, due, si dava un'attenzione al territorio, all'entroterra colpito territorio. dal terremoto e, e c'era un motivo per mettere insieme le energie migliori. Io credo che in questa fase il Partito Democratico deve mettere insieme le energie migliori. Su, sul partito cosa sta vivendo, rispondo alla seconda domanda, eh, lo stato di salute del Partito Democratico? È sicuramente una situazione difficile perché quando uno amministra i comuni, amministra la regione, sta al governo, si è sempre sotto l'occhio della critica rispetto a chi fa opposizione che parla e non propone mai niente. Quindi questo è un dato reale. Però credo che si poteva fare meglio e credo che superata questa fase. Ormai eh, dobbiamo essere tutti uniti perché il territorio, i cittadini, non chiede la liticosità ma chiede la risoluzione dei problemi, questo lo, posso, lo possiamo dire tutti, lo possono dire i sindaci che ogni giorno sono a confronto con le proprie comunità, quindi il partito non può essere un club eh, per, pochi. per pochi, perché se uno ha l'ambizione di guidare il paese, l'ambizione di guidare la regione, di guidare l'Italia, ha bisogno di parlare a tutti, di ascoltare tutti e di lasciare... Di lasciare le fasi del congresso devono passare velocemente. velocemente. Perché... Eh, lei sostiene la candidatura di eh, Osvaldo Messi insieme ad altri sì. colleghi, ovviamente, che è il sindaco di Appignano. Noi mh, proveremo con un altro sindaco, rappresentante del PD, anche a eh, parlare dell'altro candidato che è Francesco Vitali e capire eh, che cosa c'è in queste due candidature. Eh, sempre mh, per restare a questo. Eh, le chiedo come ultima battuta, ecco, mh, che cosa può portare messi al territorio eh, nel caso in cui venisse scelto quale eletto quale candidato quale io, segretario provinciale. Io credo che la candidatura di Osvaldo è una candidatura innovativa. Con Osvaldo abbiamo condiviso all'inizio l'esperienza di, di Matteo Renzi, quindi credo che abbia in questa fase il profilo più che possa rispondere meglio alle esigenze del... ideale che possa rispondere meglio alle esigenze del territorio, la candidatura di Vitali non è nulla a togliere a Francesco, che è una persona che stimo, brava persona, ma è una, è una candidatura che è nata già da una divisione e quindi dell'anno scorso, quindi credo pensavo che era una candidatura a termine così non è stato, non c'è stata la volontà di trovare una candidatura in Italia adesso ci confrontiamo nei circoli e speriamo che Osvaldo Messi abbia la meglio su Francesco Vitani. Grazie, grazie ad grazie Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, al quale auguro buon lavoro. Grazie. E grazie a voi per essere stati in nostra compagnia anche questa settimana. Ci vediamo tra sette giorni.